Il soggetto affetto da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, ha diritto a dettare il proprio testamento attraverso lo strumento denominato comunicatore oculare e con l'ausilio del proprio amministratore di sostegno. Altrimenti, la perdita della facoltà di testare a causa della propria malattia si tradurrebbe in una discriminazione basata sulla disabilità. A favore di un uomo affetto da SLA è stata nominata la propria sorella quale amministratrice di sostegno. In tale occasione è stato sentito dal giudice, presso la sua abitazione, attraverso un comunicatore oculare. Detto individuo è incapace a sottoscrivere le sue volontà, pur potendole manifestare a causa dell'impossibilità di poter utilizzare gli arti. Il giudice tutelare ha quindi riconosciuto che il paziente gode del diritto a comunicare le sue volontà ed ha anche il diritto a che le stesse siano rese effettive. Infatti, se l'individuo affetto da SLA vuole fare testamento, impedirgli di farlo a causa della malattia si tradurrebbe in una discriminazione. Di conseguenza, occorre apprestare in favore del paziente meccanismi di sostituzione giuridica, mediante i quali il rappresentante raccolga la volontà dell'individuo e la renda efficace nell'ordinamento, firmando gli atti in nome e per conto del rappresentato nel rispetto di quanto raccolto.